Senza vino non c'è festa, lo ha ribadito più volte Papa Francesco, argentino di nascita ma piemontese d'origine, con la famiglia legata alla produzione di grignolino, il vitigno anarchico e testa balorda, come lo definiva il maestro dell'informazione enogastronomica Luigi Veronelli. Un legame storico ed ancestrale, quello tra il vino e il cristianesimo, che va ben oltre ovviamente le origini papali ed è cristallizzato nei tanti passi delle sacre scritture in cui il vino è protagonista, a partire ovviamente dal primo miracolo riconosciuto di Gesù, la trasformazione dell'acqua in vino nelle nozze di Cana, ma soprattutto dalla transustanziazione del sangue di Cristo in vino nel rito dell'Eucaristia. Ma quali sono i passi, gli episodi più significativi in cui il vino è protagonista nelle sacre scritture? Ce lo racconta Monsignor Domenico Pompili, vescovo di Verona, dall'ambasciata d'Italia alla Santa Sede a Roma. Monsignore, tra i tanti passi delle sacre scritture e parabole in cui il vino è protagonista, quali sono i più significativi secondo lei? Sicuramente il celebre episodio delle nozze di Cana è l'elemento più vistoso presente nei Vangeli e ne esprime anche compiutamente il significato profondo, che è quello della gioia eccedente che in qualche modo rompe gli schemi abituali e in mancanza del quale perfino una festa rischia di trasformarsi in un funerale. Il miracolo di Gesù è quello di riuscire a rendere sostenibile una festa di nozze che senza il vino rischiava di perdere tutta la sua bellezza. Ma nella Bibbia ci sono innumerevoli passi in cui il vino la fa da protagonista, perché rappresenta rispetto all'acqua quell'elemento in più che rende la vita coinvolgente e spumeggiante. Perciò il vino è visto nella tradizione ebraico-cristiana con grande simpatia, sempre ovviamente dentro un certo stile di consumo che non deve essere evidentemente esagerato. Alcuni padri della Chiesa, ma lo stesso San Paolo, suggerisce al suo discepolo di assumere del vino, un bicchiere, dice, perché possa tenersi su nonostante le fatiche della missione apostolica. Quindi il problema non è tanto la gola, il problema è il piacere, ma secondo moderazione. Oggi che il vino è diventato non più alimento, ma bevanda di piacere, qual è il vero significato simbolico del vino? Credo che il significato sia rimasto lo stesso da Dioniso, passando, diciamo, per la tradizione ebraico-cristiana, cioè quell'elemento vitalizzante che rende la vita non un lunedì qualsiasi, ma la domenica, cioè il giorno della festa, il giorno dell'allegria, il giorno in cui si può esprimere compiutamente l'uomo al di là della necessità e del dovere. Oggi c'è un po' un mettere in discussione tanti miti nella nostra società moderna, ma il vino prima o poi sarà messo in discussione, questa bevanda che ha migliaia di anni. No, io credo che sarà ben difficile che venga messa in discussione, perché il vino fa riferimento alla terra, perciò alla nostra natura madre, e credo che questo sia un elemento che è difficilmente separabile dall'esperienza umana. Potranno esserci momenti nei quali si privilegeranno, anche sotto l'effetto dell'industria, delle bevande, altre forme, ma sicuramente il vino non è destinato a sparire. Anzi, io noto che tra i giovani c'è oggi una riscoperta del vino e anche con capacità di lettura critica, perché se un tempo la differenza passava solo tra il vino buono e non buono, tra il bianco e il rosso, oggi i ragazzi e i giovani vogliono vedere cosa c'è dentro a quello che rotea dentro il bicchiere di vino. Perciò mi pare che anche gli standard di valutazione si siano in qualche modo accresciuti, perché i ragazzi vogliono sapere cosa c'è dentro, vogliono che non ci siano dentro elementi contaminanti, desiderano perciò una bevanda che sia sostenibile, ma soprattutto nella misura in cui è veramente conforme alla sua natura. Il rapporto con la terra è certamente un elemento importante
e oggi la Terra è purtroppo dentro questo più ampio processo di crisi climatica che ha nella siccità uno dei problemi. Se un tempo si vendemmiava tra ottobre e novembre, oggi si vendeggia tra settembre e ottobre, perché oltre la siccità c'è questa esplosione del caldo che, se in un primo momento sembrava perfino vantaggiosa per quanto riguarda la crescita alcolica, ci si è resi conto negli ultimi anni che sta diventando un problema. Perciò relazione con la Terra significa cercare di ritrovare un equilibrio, perché se la Terra è soggetta a un cambiamento climatico impattante, la stessa produzione del vino rischia di esserne compromessa sul medio-lungo periodo. Riccardo Cotarella, presidente degli Enologi Italiani e Mondiali e tra le altre cose sostenitore della produzione di vino in un luogo fortemente simbolico, oggi più che mai come Kremisan, al confine tra Israele e Palestina, ma anche guidando l'esperimento a Castel Gandolfo proprio nella storica residenza estiva dei papi nei castelli romani. 2 ettari essenzialmente di Cabernet Franc che dalla vendemmia 2023 appena passata ha visto anche la prima raccolta delle uve e la sperimentazione del primo vino prodotto nei terreni del Vaticano. Al di là del gusto, degli aspetti produttivi e tecnici, oggi che valore spirituale ha il vino e la sua produzione, Cotarella? Il vino è nei testi più importanti della nostra religione, come elemento sacro, e come tale deve essere considerato, oltre un elemento di piacere, di cultura, di passione, di amore. Ma io penso che chi si avvicina al vino e lo fa con, nella ricerca di ciò che il vino può dare al di là dell'aspetto organolettico, trova talmente tante cose che rinfresca l'anima, dà gioia spirituale, e in tutti i sensi il vino ci aiuta anche a vivere meglio, nella consapevolezza che è un frutto della natura e opera dell'uomo. Bruno Vespa, giornalista, scrittore, storico aggiungerei, ma anche produttore di vino. Nell'Europa di oggi, a maggioranza cristiana, che sia cattolica, protestante, ortodossa e così via, il vino è ancora un simbolo così importante e potente? Ma di più, è la natura, perché rappresenta il paese, perché rappresenta il paesaggio, perché rappresenta l'Italia. È una meraviglia che ci ha donato il Signore, speriamo non quest'anno. L'agricoltore è il tutore del territorio, tant'è vero che i paesi che sono rimasti disabitati sono anche quelli meno protetti dalle frane, dalle alluvioni. Territorio va conservato. Quindi il vino ha vita lunga? Ma certo, eterna. Ministro Francesco Lollobrigida, un grande critico d'arte, uomo di profonda cultura ed anche amico di One News come Philippe Daverio, sosteneva che l'Europa è la patria della cultura del vino, primo elemento distintivo dell'essere europei. Aveva ragione. Io penso che la cultura del cibo sia obiettivamente non solo europea, ma in Europa le trasformazioni, le ricerche, le inclusioni culturali, le contaminazioni sono state più che in ogni altro posto, e in Italia, all'interno del quadro europeo, più di ogni altra popolazione. Noi in 3.000 anni abbiamo assorbito attraverso l'impero romano la cultura di tutto quello che era il mondo conosciuto di allora, le invasioni barbariche, gli arabi piuttosto che il Medioevo, il Rinascimento, la divaricazione del nostro territorio, la parcellizzazione ha creato un modello di ricerca e di evoluzione più rapido e più qualificato di qualsiasi altra parte del mondo, assorbendo nel DNA italiano tutti i meccanismi di linguaggio che possono essere portati altrove. Il vino, in questa lettura, ha la propensione a essere, diciamo, considerato il gioiello di famiglia, presente in tutto il nostro territorio, con produzioni, diciamo, orizzontalmente di qualità, con delle capacità di produzione eccezionali in alcune regioni che corrispondono peraltro al valore. Alcuni si sono mossi prima, sono riusciti ad affermarsi nel mercato in maniera più rapida, anche guardando all'esempio francese. Oggi noi dobbiamo riuscire a mettere in condizione il nostro vino di affermarsi ancora di più nei mercati che si espandono e di far crescere il valore del prodotto. Il valore del prodotto, questa è la vera sfida. Se c'è una cosa che invidio ai francesi, probabilmente l'unica, è la loro capacità di
vendere bene quello che hanno, di saper vendere bene quello che hanno. Obiettivamente nel mondo del vino grandi cantine sono riuscite da questo punto di vista a emulare questo esempio crescendo, altri territori invece lo stanno cominciando a fare adesso e dobbiamo sostenerli ed aiutarli con il coinvolgimento dei capofila di questa opera virtuosa. E io credo che seguendo questo processo anche l'olio, i formaggi italiani possano fare lo stesso tipo di percorso del vino e crescere esponenzialmente. Quindi il vino non è in difficoltà come sembra, perché ci sono un po' di attacchi, non solo da un punto di vista appunto delle etichette, il fatto che comunque si cerca sempre di più. No, che il vino sia oggetto di aggressione è indubbio, perché penso che ci sia dal punto di vista generale il tentativo di marginalizzare quei prodotti specifici particolari che hanno nella particolarità il loro valore, nella produzione qualificata il loro valore, e si cerca invece di arrivare alla standardizzazione dei prodotti. Ultimamente le etichette allarmistiche, i modelli come Nutri-Score tentano di condizionare più che informare, e quindi quando tu vuoi condizionare lo fai in nome di qualcuno con ogni probabilità, e anche lì insomma temiamo che ci sia qualcosa che non funziona nel definire parmigiano, olio e vino prodotti dannosi per la salute, che sono tre architravi dell'alimentazione del popolo che campa di più, che vive di più in Europa e nel mondo dopo i giapponesi. Quindi si può stare tranquilli, il futuro del vino è buono? Allora, noi faremo di tutto per proteggerlo e valorizzarlo. Siamo ottimisti, quindi quello che sappiamo fare è combattere, poi a volte si vince, a volte si perde, questa battaglia la dobbiamo vincere per forza, perché senza le nostre eccellenze dell'agroalimentare, senza la qualità come elemento trainante della nostra economia, la nostra nazione perderebbe, diciamo, senso. Papa Francesco è testimone della fratellanza tra gli esseri umani e tra gli esseri umani e il creato. È un piccolo grande contributo, può arrivare anche dal vino, che ha accompagnato il cammino dell'umanità e facendoci sentire tutti più consapevoli e sereni nell'accostarsi ad un calice come un dono di Dio e un simbolo di vita e di gioia, con la moderazione indicata nella Bibbia. A vite ad vitam, dalla vite alla vita.